Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi in qualche modo parleremo di elezioni, visto che si va verso le regionali, in un clima però ovviamente tutto, come dire, votato alla paura, soprattutto rispetto al coronavirus. È scattata l'emergenza evidentemente anche nella nostra regione, lo diciamo subito in apertura, anche per noi, come dire, è complicato riuscire a parlare di altro quando poi, come dire, l'intera stampa, l'intera attenzione mediatica è rivolta al coronavirus e a questa epidemia. Evidentemente anche noi ne parliamo, vi daremo tutte le informazioni necessarie però nei nostri spazi del telegiornale. Per quanto riguarda questo programma cercheremo invece di continuare a fare approfondimento anche su altre tematiche, non prescindendo evidentemente comunque da quello che è appunto il tema principale in Italia, ma anche in Toscana e anche evidentemente a Firenze secondo le ultime notizie. Parleremo però molto di politica oggi e mi fa molto piacere avere in studio il responsabile organizzazione della Lega in Toscana, Andrea Barabotti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a casa. E buonasera anche e bentornato in collegamento a Giorgio Bernardini, giornalista del Corriere Fiorentino da Prato. Ciao Giorgio, buonasera e bentornato. Buonasera a voi. Allora, un passaggio comunque lo volevo fare sul tema del coronavirus. Volevo partire da Andrea Barabotti, cercando di non stare appunto sulle ultime notizie di cronaca, visto che si evolvono di ora in ora. Io vorrei però capire quanto secondo lei, un po' quello che abbiamo messo nel titolo, quanto secondo lei questo tema è un tema da campagna elettorale o rientrerà nella campagna elettorale? Perché c'è da una parte la cronaca e quindi, come dire, tutto ciò che va fatto e deve essere fatto, e dall'altro quelli che molti chiamano speculazione politica, ma comunque una discussione politica, diciamo così, che ruota intorno anche all'efficienza o meno della nostra macchina organizzativa. Come sta andando secondo lei? Guardi, ovviamente il tema del coronavirus, così quando si tratta di questioni insomma strettamente legate alla medicina, alla diffusione di virus, per cui insomma è difficile, alla politica rimangono pochi margini di decisione. In questi casi la politica deve fare ovviamente lo sforzo di mettersi nelle mani dei tecnici, dei medici, di chi ha studiato, ha dedicato anni di vita allo studio e all'approfondimento di queste materie affinché si adottino tutte le misure necessarie per, in questo caso, limitare l'espandersi, il contagio e l'accensione, per così dire, di focolai anche nella nostra regione. Quindi gli spazi della politica rimangono limitati. In Toscana, poi ovviamente, però i risultati di quello che è il contenimento o meno e le misure che si mettono in atto e l'efficacia di queste misure ovviamente si ripercuote nell'opinione pubblica, poi si ripercuote e diventa anche una questione di un elemento per valutare se l'azione del politico o dell'amministrazione di riferimento è un'azione incisiva ed efficace. Noi riteniamo che noi partiamo con almeno 2 mesi di ritardo su questo virus, perché abbiamo accumulato 1 mese di ritardo nel momento in cui la Cina, e appunto mi riferisco al governo cinese, non ha comunicato adeguatamente ai suoi partner a livello internazionale quello che stava accadendo in casa loro. E quindi in quel contesto si è perso 1 mese di tempo. E abbiamo perso 1 mese di tempo con l'operato del nostro governo e di alcune delle nostre regioni che secondo me non hanno saputo agire tempestivamente. Noi, non appena si è iniziato a parlare di coronavirus, abbiamo subito chiesto misure molto incisive sia al governo che alla regione, misure che in un primo momento non sono state prese in considerazione, ma che adesso vediamo iniziano a essere un po' anche la linea che sta assumendo il governo e che stanno assumendo le regioni. Quindi secondo me stiamo facendo il necessario, stiamo arrivando a fare quello che serve, ma secondo me abbiamo perso un po' di tempo e quindi si poteva fare un po' più veloce, si poteva fare meglio. Giorgio, volevo chiedere a te anche, come dire, un focus sulla situazione pratese, no? Perché c'è molta attenzione. Tra l'altro proprio stamattina mi capitava di parlare, insomma lo dico per esperienza personale, con un imprenditore, in questo caso un negozio di parrucchieri cinese a Prato, il quale mi diceva, insomma,
che avrebbe chiuso per una settimana, se non due, perché i clienti scarseggiano e non soltanto quelli italiani. Diceva la paura non soltanto per le ricadute economiche, ma anche perché lui stesso, insomma, loro stessi, gli imprenditori stessi, poi hanno paura. Un timore ormai che è diventato una sorta di, come dire, non è più nemmeno una questione, mi pare di capire, che a questo punto anche di etnia, ma mi sembra più una questione proprio di territorialità. Laddove si verifica un caso, poi la paura è diffusa da parte di una popolazione italiana, così come da parte delle altre popolazioni. Quanto è percepita a Prato, Giorgio, questa situazione? È inevitabile, con la verità, tantissimo. Purtroppo, oltre all'evolversi della situazione, c'è anche poco sprattese che, ovviamente, essendo una delle città con comunità più significative di orientali in Europa, è evidentemente centro di un'epidemia della paura, che abbiamo visto conta e fa male quanto l'epidemia probabilmente del coronavirus. Fino adesso bisogna stare molto calmi, bisogna stare a seguire le, insomma, prescrizioni che vengono date giustamente poco fa, e ovviamente essere responsabili. Io trovo che questo non possa essere assolutamente il momento delle polemiche. Bisogna comportarsi bene come cittadini, e comportarsi bene come cittadini vuol dire fare responsabilità anche il proprio mestiere. Noi in media abbiamo una grande responsabilità, cerchiamo di avere equilibrio, di essere chiari e di non turbare nessuno. Allo stesso modo anche la politica dovrebbe cercare prima di tutto come radice di cittadini che la interpretano, e poi come ruolo di non fomentare in questo momento alcuna polemica, perché davvero cerchiamo di stare uniti. Assolutamente, sono d'accordo su questo, soprattutto anche nel ruolo dei media, no? Perché tante volte si grida anche, come dire, al primo caso, laddove invece le verifiche magari non sono ancora state ultimate. Insomma, su questo sì. Beh, rimettiamoci, se non altro, ai canali ufficiali, visto che le task force ci sono anche in Toscana e non solo. Prego. Devo dire che, a mio avviso, sta mancando un po' una comunicazione continuativa e tempestiva da parte delle autorità su questo tema. Cioè, io vedo tanti talk show che parlano e dibattono di questo tema, anche noi lo stiamo facendo perché è necessario, è doveroso, ma secondo me in un paese, diciamo così, in un paese civile, in un paese che gestisce un'emergenza con la massima trasparenza, secondo me dovremmo avere, non so, un bollettino della Presidenza del Consiglio dei Ministri o un bollettino dell'Assessorato alla Sanità praticamente costante e, diciamo così, accessibile a tutti a mezzo social. Quindi secondo me ci sono delle è una crisi che è gestita in maniera trasparente in questa fase. Secondo me però bisogna rafforzare la comunicazione delle istituzioni all'esterno, utilizzando anche i canali di massa, non solo TV ma anche social e altre cose. Devo dire, prendo ancora un minuto per terminare, però, che se è vero che la polemica politica in questo caso non serve, diciamo così, o quantomeno è il momento di metterla un po' da parte, è anche vero che grazie alla forte critica della Lega, del centrodestra e anche alle proteste di tanti cittadini, la regione toscana è stata chiamata a fare scelte diverse rispetto a quelle che aveva fatta. Io, ad esempio, prendo in considerazione la scelta di aprire il centro diagnostico allo Smannoro, una scelta che a nostro avviso era sbagliata, sulla quale abbiamo fatto aspra polemica, e in risposta a quella polemica il presidente Rossi ebbe a dire che chi contestava l'operato della regione o era malinformato o era incompetente o era un fascio leghista addirittura. Ecco, a distanza di pochi giorni da quella scelta, grazie a una forte critica e una forte protesta anche messa in campo dai cittadini, la regione toscana è stata chiamata a rivedere quella scelta che era sbagliata in origine. Diciamo anche, quindi, ecco, da parte della cronaca, visto il giorno dopo poi sono usciti i casi italiani, quindi quell'ambulatorio è risultato quasi superfluo nel momento in cui poi è scattata l'emergenza anche in Toscana, perché doveva essere un ambulatorio per valutare i sintomi di chi tornava, o insomma valutare le condizioni di chi tornava da quei viaggi, anche se oggi, come dire, poi subito dopo è arrivata la nuova ordinanza. A onore del vero, devo dire però, sui canali social in parte ha ragione anche Barabotti, a onore del vero va detto che dal Ministero
Ministero c'è un report, e dallo Spallanzani viene fatto giornalmente, anzi due volte al giorno se non sbaglio, un report sulle condizioni della diffusione del virus, così come anche dalla Regione Toscana. È vero che i canali a volte magari sono quelli canonici, che però a cui tutti non arrivano, magari sui social si potrebbe fare di più. Vorrei andare oltre, perché insomma di questo tema, come dire, come abbiamo detto, ne parleremo e ne parliamo soprattutto anche in altri canali, e coinvolgere di nuovo Giorgio per venire un po' ai nostri anche temi politici, perché questo tema, come dire, del coronavirus, Giorgio, ha allontanato un po' anche l'attenzione, no, dei media su quello che era il fulcro della discussione politica in vista delle regionali di maggio, ovvero la candidatura del centrodestra, chi sarebbe stato il nome del centrodestra. Però, come dire, il tema rimane ancora attuale, anche se si parla soprattutto di altro, qualcuno il centrodestra evidentemente lo dovrà candidare. Sono cambiate un po' le quotazioni in questi giorni, ci sono delle new entry, i nomi sono sempre quelli? Ora ti rispondo subito, mi permetto, scusami adesso, sì, prego, prego. Così, anche completamente di quello che stavate dicendo, ma non a contrappeso, la protezione civile riguardo al coronavirus ha centrato gli unici collettivi possibili, che sono a mezzogiorno e alle 6, e questo è oggetto anche di discussione con le regioni. Ecco, volevo dire che anche le regioni stesse vorrebbero spesso comunicare di più, ma c'è anche una difficoltà rispetto al governo centrale, alla centralizzazione della comunicazione. Questo ovviamente può essere oggetto di discussione, però insomma anche le stesse regioni hanno difficoltà a volte a comunicare quando succede. Andando avanti su quello che mi chiedevi, no, non credo che siano diversi nomi nuovi. Un po' il diciamo così, circo mediatico è stato quando citato da ovviamente un allarme più grande, un po' per il fatto che ovviamente il centrodestra sta cercando di capire al suo interno quale sia la strategia giusta, e diciamola tutta, e la Lega, e diciamola ancora più tutta, è Matteo Salvini che sta cercando di capire qual è la strategia giusta da attuare, perché insomma lui, quale Deus ex machina di questa destra anche rinata da certi punti di vista, cerca di capire quali sono le condizioni migliori per mettere in campo una strategia per vincere nelle regioni, e in questa strategia ci sta anche la Toscana. Ovviamente sullo sfondo c'è il tentativo di Matteo Salvini di nazionalizzare la Lega, e quindi il tentativo dichiarato di cercare di sfondare anche a sud. In questa partita più grande ci sta quella della Toscana e anche la volontà della Lega eventualmente di esprimere un proprio candidato, come pure il centrodestra aveva detto qualche mese fa, non si è d'accordo. Questo però ovviamente abbiamo Marabotti in studio, chi meglio di lui può sapere se la Lega esprimerà questo nome o lascerà il campo a Fratelli d'Italia o ad altre alleate. Marabotti. Allora, da parte della nostra base, io parlo da leghista toscano in questo caso, da parte nostra c'è ovviamente la voglia di correre a prescindere, ma ovviamente saremmo assolutamente più motivati, saremmo assolutamente più contenti di farlo per un candidato che sia in qualche modo sintesi delle nostre competenze, delle nostre capacità, della nostra classe politica a livello territoriale. Quindi non nego che come leghista toscano, da un certo punto di vista, spero che il candidato sia espressione della Lega. C'è da dire che questa partita si inserisce in un contesto più ampio, come giustamente ricordava il giornalista del Corriere, e dove appunto c'è una Lega che vorrebbe in qualche modo espandere la sua, anche il suo buon governo, il buon governo che vediamo in alcune regioni d'Italia, fra cui Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, vorrebbe espanderlo anche al sud Italia, e avendo, diciamo così, come protagonista della campagna elettorale in alcune di queste regioni, si vota in Puglia e in Campania, al sud, un esponente della Lega. Ovviamente questo confligge con gli interessi invece dei nostri alleati, no? Perché sappiamo che il radicamento di Forza Italia nel sud Italia è ancora un buon radicamento, lo dimostrano le elezioni in Calabria, dove Forza Italia raccoglie un consenso molto ampio rispetto a quello che è il consenso nel paese. Lo fa mettendo sul campo un candidato sicuramente assolutamente credibile come Caldoro,
Allo stesso modo Fratelli d'Italia esprime come candidato alla presidenza della Puglia Raffaele Fitto, che è politico di lungo corso e che è già stato presidente di quella regione. E quindi è ovvio che le legittime aspirazioni della Lega a sfondare al sud si scontrano con le legittime aspirazioni dei nostri alleati. Quindi è un puzzle che si sta componendo. Io mi auguro che nei primi giorni di marzo e magari anche entro il mese di febbraio si possa aggiornare il tavolo nazionale perché nel momento in cui si sblocca la partita a livello nazionale, allora possiamo capire chi Chiaro. dovrà essere interprete del cambiamento del centrodestra anche in Toscana. E devo dire, da questo punto di vista, e chiudo, che la legittima aspirazione di tutti i leghisti toscani a vedere un candidato della Lega correre per la presidenza, comunque è un'esigenza che, come ovvio che sia, sento anch'io, ma c'è da dire che nel centrodestra ci sono tante figure che sono oggi in grado di fare il presidente della regione meglio di quanto non lo abbia fatto Enrico Russo negli ultimi 10 anni, o meglio di quanto non lo possa fare Eugenio Giani. Allora, ci fermiamo per qualche istante, torneremo a parlare di questo, parleremo anche di contenuto, insomma, un po' di temi, un po' di argomenti. Ieri, insomma, una presenza, come dire, importante in Regione Toscana, quella di Matteo Renzi per Italia Viva, che ha rilanciato sul tema dell'aeroporto, anche con l'idea di un commissario. Parleremo anche di questo, visto che proprio anche nelle contrapposizioni, come dire, tra lo scalo fiorentino e quello pisano, a suo tempo, anche a onore del vero, nella Lega ci furono, insomma, dei battibecchi, diciamo così, come negli altri partiti. Evidentemente un tema che non tramonta mai, ne parleremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati in studio, allora stiamo parlando con il responsabile dell'organizzazione della Lega in Toscana, Andrea Barabotti, in collegamento con noi il giornalista del Corriere Fiorentino, Giorgio Bernardini. Abbiamo insomma accennato un po' alla rosa dei nomi, sempre quelli in attesa appunto di questo vertice nazionale tra le forze alleate del centrodestra per decidere anche come in qualche modo la ripartizione delle regioni nello scacchiere nazionale in vista delle regionali. Le chiedo questo, Barabotti, rispetto a quanto dicevamo, società civile o un politico? Secondo lei, qual è l'identikit migliore per affrontare Eugenio Giani? Secondo me abbiamo un, diciamo così, rispetto a Eugenio Giani partiamo con un po' di ritardo. Questo bisogna essere molto franchi perché non solo i nostri militanti, i nostri iscritti, ma anche l'elettorato del centrodestra in Toscana ci addebita ancora una volta il fatto di partire con un po' di ritardo. E ovviamente ritardo o anticipo, tutto dipende, come dire, tutto è relativo, nel senso che essendo che Eugenio Giani è in campagna elettorale da 5 anni come presidente del Consiglio della Regione, è ovvio che ci sia la percezione di un ritardo da parte del centrodestra. Però voglio rassicurare a casa perché comunque mancano ancora 3 mesi alle elezioni regionali e quindi io credo che il tempo ci sia. Ovvio, secondo me, quando si fa una scelta di questo tipo bisogna tenere in considerazione che esiste il tema della notorietà. Le elezioni regionali non sono le elezioni amministrative, ci sono 3 milioni e 700 mila abitanti e milioni di elettori che sono coinvolti da queste elezioni e quindi secondo me è necessaria una figura che, estrazione della società civile o estrazione della politica, comunque abbia già una certa notorietà in regione e che quindi non abbia bisogno di farsi conoscere perché se ci fosse stata una campagna elettorale di questa portata con un personaggio che non è conosciuto all'opinione pubblica, rischia di partire in ritardo. Se noi invece ci presentiamo con una persona che ha già un background politico o diciamo così come professionista, imprenditore, ma che è un background conosciuto e quindi ha già una certa notorietà in regione, secondo me, ecco, quindi non è Il tanto. tempo non sarà più Il determinante, tempo non è insomma. più determinante, però dobbiamo partire con qualcuno che conosca già qualcosa di amministrazione pubblica, perché non si può partire con qualcuno che è del tutto, che è Vergine vergine da rispetto, questo certo. punto di vista e che abbia una certa notorietà. Giorgio, facciamo l'esegesi come dire, delle parole di Barabotti. Si restringe il campo, secondo te, in quelle. Sì,
diciamo, saresti capace di farlo anche tu, però se mi dai quest'onere e quest'onore lo faccio molto volentieri. Devo dire che le parole di Maravolta sono perfettamente condivisibili strategicamente, e la verità, lui stesso se, insomma, si è fatto portatore di questo disagio dell'elettorato del centrodestra che arriva in ritardo con un candidato, peraltro la situazione che abbiamo già riscontrato nei comuni persi recentemente, nei grandi comuni della Toscana, Firenze, Prato e Livorno, all'ultima tornata di amministrative, quindi compiendo più o meno lo stesso errore, diciamo che lui stesso ha detto che invece questo gap è colmabile, giustamente presentando una persona nota. Ecco, ora, a meno di grandissime, diciamo così, sorprese, dopo insomma, che il prefetto Laura Lega ha diciamo, declinato l'invito di Salvini dopo che il sindaco di Grosseto, proprio sul Corriere Fiorentino, ha dichiarato la sua disponibilità a correre con tempi più ristretti. Io non vedo tantissimi nomi diversi da quelli di Susanna Ceccardi e magari nomi dell'imprenditoria, ma questi ce li facciamo dire adesso per parlare un po' se ce li vuol dire, però vedo che il campo si restringe davvero molto se dovesse toccare alla Lega scegliere. A meno di grandi sorprese, dicevo, perché ovviamente la politica è fatta anche di questo, però effettivamente il ragionamento di Maravolta porta più o meno lì, magari mi sbaglio. Ecco, però insomma, devo dire che effettivamente questa potrebbe essere un'opzione che restringe parecchio il campo. Sì, Marabotti, qualche imprenditore. Ma devo dire che allora il parallelo con i capoluoghi che sono andati al voto l'anno scorso non mi sembra un parallelo, perché l'anno scorso abbiamo perso non solo per il fattore tempo, che comunque è stato importante, però anche perché comunque è cambiato il contesto politico. Nel 2018 arrivavamo al voto, dopo, quando l'anno in cui abbiamo vinto Massa, Pisa e Siena, arrivavamo al voto in un contesto di governo che vedeva il Partito Democratico che arrivava al termine di una esperienza governativa che partiva da Monti e che era arrivata fino al 2018, quindi con un forte sentimento e tanta voglia di discontinuità. In un contesto in cui il governo i 5 Stelle al primo turno avevano una forza diciamo, importante anche nelle città e che comunque nei casi in cui siamo andati al ballottaggio, hanno visto l'elettorato 5 Stelle andare a votare il centrodestra. Nel 2019, a un anno, diciamo così, dall'avvio dell'esperienza di governo giallo-verde, quindi collega e Movimento 5 Stelle, è venuta un pochino a scemare quella voglia di cambiamento che c'era nel 2018. L'elettorato 5 Stelle è stato in parte assorbito dalla Lega, dal centrodestra. Una parte, quella che ha continuato a votare 5 Stelle alle amministrative al primo turno, al secondo spesso ha preferito i candidati del centrosinistra nelle città di Firenze, Prato e Livorno, ma devo dire che il centrodestra è stato premiato in quelle realtà dove i candidati sindaci erano amministratori uscenti e dove comunque a sostegno del progetto politico-amministrativo c'era anche una lista civica forte. Quindi secondo me sono due le componenti, oltre al fattore tempo c'è anche stato un fattore di contesto politico generale. Non sarà stato in qualche modo anche demerito, diciamolo in questo senso, anche dei candidati stessi, forse si poteva scegliere qualcuno di meglio? No, io credo che noi abbiamo convocato e riaggiornato il tavolo per 5 settimane con gli alleati del centrodestra perché si potesse arrivare a una sintesi. Abbiamo purtroppo perso 5 settimane di tempo e i candidati del centrodestra, che erano candidati assolutamente spendibili, purtroppo non hanno avuto loro stesso magari il tempo di farsi conoscere. Quindi appunto Ubaldo Bocci a Firenze, così Daniele Spada a Prato, essendo queste grandi centri, capoluogo di provincia, non hanno avuto il tempo di farsi conoscere, quindi io credo che sia più colpa delle alchimie tra partiti che non dei candidati. Volevo dire un'altra cosa, Barabotti, poi lascio la parola anche a Giorgio se ha qualche domanda o qualche spunto di riflessione. Perché, insomma, anche nel discorso della scelta dei candidati, no, così come le istanze poi inevitabilmente, insomma, la Lega e così come tutti i partiti di destra sono partiti gerarchici, quindi l'ordine di scuderia, come dire, arriva per forza dall'alto, ma ci sono delle istanze evidentemente e delle volontà anche di partecipazione alle elezioni che arrivano anche dai territori. Le chiedo questo.
siccome la Lega è cresciuta anche molto rapidamente, no? in Toscana così come in altre regioni, a che punto siete con l'organizzazione del partito sul territorio, cioè con la capillarità? Perché una delle forze in qualche modo della Lega, anche al nord, è quella poi di avere dei presidi effettivi, insomma, nelle città, un po' quello che faceva la sinistra, il PCI, che ha fatto il PCI nel tempo. In Toscana a che punto siete? Siete un po' indietro secondo lei? No, in Toscana nonostante le elezioni amministrative del 2019 non abbiano portato a vittorie esaltanti come quelle del 2018, però hanno dato modo alla Lega di eleggere più di 300 consiglieri comunali, di eleggere nuovi sindaci e nuovi assessori. Quindi stanno ridisegnando il volto della Lega a livello locale. Ed è intorno, secondo me, a queste figure, ai consiglieri comunali, agli amministratori locali, che un partito poi riesce a costruire una squadra, a far crescere una sezione e, diciamo, e iniziare a selezionare ancora di più la classe dirigente del futuro. E le dico, noi abbiamo nel 2018, negli ultimi mesi del 2018 abbiamo raddoppiato il tesseramento. Quest'anno nel 2019 abbiamo segnato un più 30%, quindi la Lega oggi conta una cifra intorno a 7.000 iscritti in Toscana. Lei pensi che il nostro tesseramento è riaperto la scorsa settimana con la gazebata sul tesseramento, abbiamo aperto 200 postazioni e abbiamo tesserato in Toscana più di 1.500 nuove persone che hanno aderito al nostro movimento. Quindi i segnali sono quelli di un movimento in crescita. Ovvio che la Lega è un partito, uno dei movimenti politici più vecchi dell'arco costituzionale, perché l'atto fondativo è del 1989, abbiamo degli statuti e dei regolamenti piuttosto rigidi, perché sono volti a preservare in qualche modo il patrimonio ideale, il patrimonio anche morale del partito. Quindi c'è una forte selezione all'ingresso, una selezione forte. Ovviamente in Toscana abbiamo avuto bisogno negli ultimi 2 anni di aprire maggiormente, di agire con qualche deroga rispetto a questi regolamenti per permettere anche alle nuove forze di entrare, di dare un contributo, ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo costituito decine e decine di nuovi gruppi di lavoro su tutto il territorio. Siamo passati da 33 gruppi di lavoro a 140 gruppi di lavoro sul territorio toscano, quindi quasi uno per ogni comune della Toscana. E iniziamo adesso, continuiamo il percorso di inaugurazione delle sedi, che ci vedrà su tutto il territorio. La prossima Follonica, poi seguirà Campiglia Marittima e poi seguiranno altri comuni nel Pisano. Quindi insomma, siamo vivi e ci stiamo radicando velocemente. Partito in evoluzione. No, Giorgio, questo è anche, come dire, un tema di analisi politica piuttosto interessante. Tra l'altro, insomma, una Lega che forse in qualche modo è proprio nel DNA del partito, ha quello di una capacità di radicarsi prima nei centri minori o in qualche modo, dicevamo anche l'altra volta, no? Nelle campagne, nelle periferie, insomma, fuori dai centri abitati più grandi, laddove forse anche, come dire, la distanza della politica è maggiore, la si sente di più, no? Delle politiche attive poi, appunto, della politica. Sì, devo dire che questo aspetto c'è. La Lega è, come si direbbe, un animale strano, un partito strano. Baramonti diceva prima che percorreva, è effettivamente il partito più antico dell'arco costituzionale ed è proprio più nuovo, perché in realtà la rifondazione di Salvini è una rifondazione che lo mette a metà tra le due cose, tra la capacità di radicarsi e la capacità di essere liquido e di raccogliere il dissenso immediatamente. Insomma, ci sono delle vene populiste e ci sono delle idee fortemente radicate sul territorio che sono quasi a volte ideologiche, ma nel senso positivo del termine. Quindi è veramente un partito molto strano da studiare. Certamente quello che diceva Baramonti ci prende merito di qualcosa, cioè del fatto che la Lega è la destra in Toscana, anche in Toscana, e questa non è una cosa banale, cioè è un motore trainante. Ora io mi chiedo se, siccome Baramonti ha avuto il coraggio di dire che fosse di vista il candidato, ci dice anche, avrebbe il coraggio di dirci chi secondo lui è la persona migliore se potesse candidare qualcuno domani se potesse la Lega. Aggiungo anche un'altra domanda, se potesse. Prego. Se dovesse capitare che il leader Matteo Salvini ceda la regione o il primato di scelta della regione verso qualcun altro, verso qualcuno degli alleati, anche lì Baramotti e la Lega hanno delle preferenze oppure no? Baramotti?
Ma allora io sul tema qual è Candidato. il candidato? Semplifico il lavoro, guarda, mettiamo la grafica, così ci sono anche un po' di nomi, tanto sono quelli più o meno che sono usciti in queste settimane, così li vediamo anche, eccoli qui, insomma, è tra questi e tra questi chi le piacerebbe. Allora, se dovessimo andare su un candidato leghista, io sono troppo di parte, essendo il compagno di vita di Susanna Ceccardi, quindi una scelta dolorosa sul piano personale, Vabbè, perché chiaro. diciamo così, vorrebbe dire per la nostra famiglia uno sforzo enorme, e quindi ecco, non mi pronuncio, però ecco, è evidente Però è che ancora c'è un un. nome in discussione, insomma, non è uscito dalle No, possibilità. è un nome che è tuttora in ballo, nel senso che finché non si raggiorna al tavolo nazionale, tutti questi nomi sono nomi possibili. Conosco tutti personalmente, ho un ottimo rapporto con Marco Stella, con Paolo Marcheschi, con Donzelli, con Cerina Ferroni, e devo dire che ho difficoltà. Sono tutte persone, mi fa piacere vedere questa grafica perché comunque dà idea della potenza di fuoco del centrodestra in Toscana. Sono tutti nomi assolutamente credibili, autorevoli, quindi questa grafica è molto Quindi interessante. lei, se giocasse una fiche, Però giocherebbe ecco, su Susanna diciamo che ognuno ha Ceccardi. caratteristiche diverse. Io penso ad esempio a Massimo Mallegni, che è un sindaco che è stato riconfermato a Pietrasanta per la seconda volta, ora fa il senatore della Senatore. Repubblica ed è un imprenditore e quindi ha un profilo moderato, sicuramente capace di parlare a una platea che va oltre quella del centrodestra. C'è il profilo di un amministratore come Vivarelli Colonna, che è un personaggio sicuramente più esplosivo, anche lui imprenditore agricolo, è stato presidente di un'associazione di categoria importantissima a livello Lui si è grossetano. sfilato, però insomma sarebbe richiamabile, diciamo così. Comunque, se lei C'è dovesse giocare la sua la fiche, professoressa Feroni, che è cioè. una costituzionalista che, diciamo così, che leggiamo, abbiamo letto in passato dalle colonne di qualche autorevole quotidiano e che ha un. Anche lei è un profilo in grado di attrarre voti. Poi sono candidati più dirompenti, come Susanna Ceccardi, che quindi, o il profilo di Giovanni Donzelli, anche lui. Tajani qualche giorno fa ha detto che il candidato dovrebbe essere fiorentino, lei non è d'accordo? Ma secondo me dobbiamo superare queste. Ecco, secondo me non è che si può scegliere il miglior candidato sulla base del luogo di residenza o di nascita. Marco Stella è fiorentino. Ha tutta la mia stima, sicuramente lo vedo come una componente indispensabile del centrodestra al governo della regione, ma il fatto che sia fiorentino non lo rende migliore di Vivarelli Colonna piuttosto che di Susanna Ceccardi, ecco. Va bene, abbiamo capito, insomma, dai, Giorgio, insomma, la fiche di Barabotti è su Susanna Ceccardi. Ripetiamo velocemente la Se domanda, Susanna Giorgio. dovesse vedere questa trasmissione mi tira il collo, No, tra. infatti, vabbè, per l'incolumità di Barabotti, diciamo che lasciamo comunque il beneficio del dubbio. Giorgio, ripetimi la seconda domanda rapidissimo, così facciamo rispondere anche a quella. Voglio dire che non è una cosa banale che Barabotti dica questo, perché lui evidentemente conosce anche l'ambiente familiare e pensa che comunque il candidato sia pronto anche a rispetto insomma di impegni familiari a fare questa battaglia. Quindi è una cosa che ci dice, è anche una notizia, diciamo. E la seconda domanda era quella appunto che si riferiva a chi insomma lui avesse preferito fra gli altri, ma ci ha detto che sono tutti amici suoi, che sono tutti validi, ci ha fatto capire che la provenienza non è insomma non è Ma importante. In di, genere, magari dipende, una donna dipende molto. sarebbe una Dipende. notizia, una donna candidata in Toscana, no? Sì, però ecco, né come Come il il territorio, sesso dici? così come il territorio, secondo me non è dirimente. E quindi, ora, dicevo, ovviamente la mia preferenza ho voluto mettere in campo appunto la questione familiare con Susanna proprio perché. Per dimostrare che l'indicazione che do è un'indicazione assolutamente personale, non è quella del partito. Ecco. Quindi Susanna è pronta e senza nessun tatticismo, ha sempre detto di essere a disposizione. Mentre, in qualche modo ci sono nomi che sono entrati, sono usciti nel dibattito, lei si è sempre detta a disposizione senza tatticismi. Perché comunque siamo entrambi militanti della Lega, essere militanti della Lega in qualche modo. Ecco, magari anche per aiutare a comprendere le dinamiche di questo partito strano, come diceva, e chi è militante della Lega in qualche modo è chiamato anche a sacrifici personali, però
per affermare le nostre idee sul territorio, quindi non ci tiriamo indietro. Vedremo e in bocca al lupo insomma per tutto, anche per la famiglia ovviamente. Grazie mille Andrea Barabotti per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Giorgio per averci aiutato insomma in questo nuovo percorso con Telegram. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Vi ricordo ancora una volta, per tutte le informazioni invece anche le ultime ore evidentemente sul coronavirus, vi rimandiamo ai nostri telegiornali, così che alla nostra pagina Facebook, dove ci saranno aggiornamenti ove necessario. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.